Bro, che hai detto ieri sera? Non me lo sono rotto perché sennò starei piangendo adesso. Grande! Che succede? E niente, noi siamo sul traghetto. With an emo chick that's broken, this that college dropout music. Every day late, she be too different. My friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table, just so we can be secluded. And the vodka came diluted. Che stupidino. Un po' di fissare in camera. Cioè, faccio with an emo chick that's broken, this that college dropout music. Every day late, that she be too different. My friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table, just so we can be secluded. And the vodka came diluted. Allora, volevamo dirvi che ci siamo ritrovati in mezzo alle grotte. Adesso vi faccio vedere. Allora, ragazzi, questo posto è pieno di grotte. Qua ce n'è uno, giù là ce ne sono altri, guardate qua. Però è veramente bellissimo. E niente, noi siamo sul traghetto. When I met you in the summer. We'll be right back.
Poi ci sono io che ho troppa paura e mi sono rifugiata. Siamo appena arrivati e in camera c'era un ragno e Aurix era acnofobica. Stiamo disperatamente cercando un ristorante e alla fine l'abbiamo trovato e adesso stiamo cercando nel menù. Nuovo caso di avvistamento dello gnomo armato di ascia. Questa creatura terrificante è comparsa nella cittadina di Corral Suncio, di piccole dimensioni, con una lunga barba e un cappello a punta. Questa creatura è davvero così pericolosa? Abbiamo finito il nostro pranzetto, c'era una fontana di pescioni bellissima. Qualche bacino non fa mai male. E ho bevuto il caffè come al solito e ci siamo avventurati in queste pericolose rocce. Noi siamo rimaste qui. Sì, raga, no, veramente. Fa paurissimo. Poi ci sono io che ho troppa paura e mi sono rifugiata. Abbiamo un esemplare di Ergi. Vai Ergi! Ci hanno seguito. E ci stanno seguendo da un botto fino a casa. Non mollano. When I met you in the summer. Oh,
ciao a tutti raga, c'è un po' di gente qua e... Aiuto! Ehi! Però dopo non andate più noi, stavamo un aperitivo, c'è un aperitivo, sì. Ciao! Lo so raga, io sono entrata in camera e l'ho trovato così. Consigli? Qualcuno sa cosa fare? Cosa ne pensi? Lo mettiamo nel riso? Si è rotto? Sì, sì, si è rotto. Noi siamo rimaste qui. Abbiamo finito il nostro pranzetto e c'era una fontana di pesciolini bellissima. Qualche bacino non fa mai male. E ho bevuto il caffè come al solito e ci siamo avventurati in queste pericolose rocce. Loro sono tipo... Noi siamo rimaste qui. Sì, raga, no, veramente. Fa paurissimo. Amsterdam, dicevano bevi tutto. Vino così, ah, sì così, ah, poi vino così, ah, sì così, ah, dillo che sei mi, ah, che sei mi, non vantarti che sei l'unica. Notti in bianco. Non lo so raga, io sono entrata in camera e l'ho trovato così. Consigli? Qualcuno sa cosa fare? Cosa ne pensi? Lo mettiamo nel riso? Si è rotto? Sì, sì, si è rotto. Say I don't feel like doing. For you, you're happy, healthy, naughty. If you ever care to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. All that's not money, don't spend the night crying. Allora, volevamo dirvi che ci siamo ritrovati in mezzo alle grotte. Adesso vi faccio vedere. Allora, ragazzi, questo posto è pieno, pieno di grotte. Qua ce n'è uno, giù là ce ne sono altri, guardate qua. Però è veramente bellissimo. Raga, Erge è scatenato! Sta ammirando il palco! Erge... Vai, Erge, vai a ballare! Vai! Vai! Sì! Ergi! Vai a ballare! Vai, Ergi! Sì! Vai, Ergi! Cosa ne pensi? No, ho fatto colpo, cioè mi voglio... Sono così tanto bravo che mi vogliono là. Ci hanno seguito e ci stanno seguendo da un botto fino a casa. Non mollano. Noi oggi siamo in pedalò, però io vorrei guidare, ok? Lui non me lo fa fare. Non mi fido, raga. Ma perché? Facci direzione verso... Ditemelo pure voi, per favore. E niente raga, oggi siamo usciti a fare un giro in pedalò, a
adesso dobbiamo riconsegnarla, che è passata un'ora. E niente, adesso mi sa che facciamo una partita ping pong, no Ergi? Hai paura di perdere. Comunque raga, sto pedalò, vi giuro che fa un rumore stranissimo, da un botto fastidio. Sentite? Sembra che sta sfregando qualcosa, boh. Però dopo vi metto qualche video. Tanta roba. Tutto ma perdere te non me lo posso permettere. Non sapevo chi fossi, ma è bastato uno sguardo e già ti avevo capita. Di te non sapevo niente, ma sapevo che mi avresti cambiato la vita. Allora, non vi ho detto una cosa che è successo oggi. Siamo andati in un parco giochi, sono salito su un'altalena a forma di gomma e sono rimasto incastrato. Dopo, nella storia dopo vi metto il video. Ciao. Oddio. Buongiorno a tutti. Sto aspettando Auri che sta preparando. Auri, bravo. Sei pronta? Sì, manca poco. Sta preparando. E niente, tra poco andiamo al mare. Se si fa in fretta. No, adesso sono pronta. Sei pronta? Sì. Più o meno quanto ti manca? 2 minuti. Sono 2 minuti veri o 2 minuti... 2 minuti e mezzo. Comunque io sono molto arrabbiato perché lei dice che io non posso venire in spiaggia con i calzini. Beh, non mi sembra molto normale indossare i calzini con le ciabatte. Secondo... Però se vuoi lanciare... Secondo voi ci stanno o no? Secondo no. Me... Raga, il muro si è incastrato in una gomma. Dai, provo a uscire da mezzo. E come esce? Dai, sull'altalena. Ciao. Così sono la scimmia. E come scendo? Raga, abbiamo appena finito di giocare a beach volley e ovviamente abbiamo vinto di brutto. Ma cosa? Va bene, abbiamo perso la bella di poco. Di poco. 10 punti. E vabbè. Raga, alla fine ce l'ho fatta, siamo venuti al mare e ci siamo appena fatti un giretto in canoa. Com'era? Bello, bello, ci stava, ci stava. E adesso ci stanno andando a urare mura. Non mi gira lo schermo, vabbè, guardate. E sono sicuro che si schianta. Raga, mi ha appena chiesto l'hotspot e mi ha chiesto la password, e qual era? Giulia, ti amo. Per forza, cioè posso non mettere una password così? Stiamo tornando a casa io e Ergi perché io devo studiare e niente, c'è un... il cielo è sempre meraviglioso. Andiamo a giocare beach volley? Ce l'hai fatta, eh? Ah, vedi che roba. Ergi. Io non lo so, cioè... Dai, ma amore, ma non mentre sto facendo le mie mosse, la ninja. Io non ho fatto niente di male per me questa cosa. Ora che sono una cosa positiva. Stamattina alle 8 del mattino ho mangiato lo yogurt al cocco con i cereali, buonissimo. Poi ho mangiato il toast con le uova e Ergi qua sta scrostando la padella con le uova bruciate. Per lui si è fatto l'omelette. Raga, storia breve ma intensa. È da 3 ore che faccio la richiesta di entrare nella chiamata per essere interrogata e la mia prof non mi accetta. E deve interrogare solo me.
ipotesi sia dimenticata di me. Allora, aggiornamenti, adesso siamo in spiaggia e siamo andati in canoa, è stato veramente bellissimo e alla fine sono stata interrogata, la prof è entrata subito dopo che ho registrato la storia e ho hai finito, mi sta tenendo il telefono perché non trovo l'appoggio e ho preso 8 alla fine, immeritato. Meritatissimo. Vabbè, comunque. E niente, poi che cosa state facendo? Siete. Avete già organizzato dove andare al mare? Hey, my name is. Buongiorno a tutti. Sto aspettando Auri che sta preparando. Auri, bravo. Sei pronta? Sì, manca un po'. Sta preparando. E niente. Tra poco andiamo al mare. Se fa fretta. No, no, adesso sono pronta. Sei pronta? Sì. Più o meno quanto ti manca? 2 minuti. Sono 2 minuti veri o 2 minuti... 2 minuti e mezzo. Comunque io sono molto arrabbiato perché lei dice che io non posso venire in spiaggia con i calzini. Beh, non mi sembra molto normale indossare i calzini con le ciabatte. Secondo... Però se vuoi lanciare... Secondo voi ci stanno o no? Secondo me... Raga, siamo usciti in pedalò, siamo arrivati alle... Guardate qua. Sono bellissimi. Bro, cosa ne pensi? È fantastico. Fantastico. Siamo fermati qua in pedalò per guardare le grotte. When I met you in the summer. Raga, abbiamo messo l'acqua ossigenata sulla ferita di Ergi. Com'è, bro? Però c'è un botto. E basta, mettigli di più. Sì, di più, di più. Cosa? Di più. Bro, okay. Non basta, cos'è? Bro, è nero? È nero, bro. My bestie and your... Stamattina alle 8 del mattino ho mangiato lo yogurt al cocco con i cereali, buonissimo. Poi ho mangiato il toast con le uova e Ergi qua sta scrostando la padella con le uova bruciate. Per lui si è fatto l'omelette. Raga, storia breve ma intensa. È da 3 ore che faccio la richiesta di entrare nella chiamata. Per essere interrogata la mia prof non mi accetta. E deve interrogare solo me. Ipotesi si è dimenticata di me. Allora, aggiornamenti, adesso siamo in spiaggia e siamo andati in canoa, è stato veramente bellissimo e alla fine sono stata interrogata, la prof è entrata subito dopo che ho registrato la storia e ho hai finito? Mi sta tenendo il telefono perché non trovo l'appoggio e ho preso 8 alla fine, immeritato. Meritatissimo. Vabbè, comunque... E niente, poi che cosa state facendo? Avete già organizzato dove andare al mare? Volevamo andare in piscina, però era chiusa, quindi siamo andati a fare un riposino, perlomeno io. Poi abbiamo giocato a beach volley e siamo andati sul pedalò. Adesso siamo alla ricerca di un posto sperduto. Ma quanto è bello! Are you with me? Are you? Sei pronta a buttarti? Sì. Bene. Ma è calda? Sì. Che cosa mi sta freddo? È freddissimo. Oh no, I hope I don't fall.
I met you in the summer. Ragazzi, il primo naufrago si sta per buttare. Ma tanto mi butterò tra mezz'oretta. No. Questo non so cosa stia facendo. Si butta prima Giulia. Oh, raga, chi avrà il coraggio? Prima lei, mi sa che si... Raga, alla fine ce l'ho fatta, siamo venuti al mare e ci siamo appena fatti un giretto in canoa. Com'era? Bello, bello, ci mi stava, ci stava. E adesso ci stanno andando a orare mura. Non mi gira lo schermo, vabbè, guardate. E sono sicuro che si schianta. Raga, mi ha appena chiesto l'hotspot e mi ha chiesto la password, e qual era? Giulia, ti amo. Per forza, cioè posso non mettere una password così? Sei pronta a buttarti? Sì! Bene! Ma è calda? Sì! Che cosa mi sto prendendo? È freddissimo! È freddissimo! Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy. Ragazzi, mi ha rubato lui. When I met you in the summer. Ragazzi, mi ha rubato l'ultima caramella. Bimbo, vieni qua. Che bello sei, bimbo. Ori sta provando a scendere giù perché lì c'è il lago rosso. Sono appena arrivati, guardate che figo, raga. È veramente rosso. Oh, oh, stavo per cadere. Oh. Ah, Matteo. Non ci credo. Ci sei, bro? E eccomi, comunque scusatemi l'inattività di prima, però sono andato a giocare a calcio e niente, sono stanco, sudato e bagnato perché stava piovendo. In più mi sono fatto male al ginocchio e mi fa malissimo. Volevo dirvi un'ultima cosa, che alle 8:30 sarò in live su Twitch con altre personcine, quindi state molto connessi, succederanno un botto di cose. If you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm dead, we're searching for redemption and I'm hallelujah. We're searching for redemption and I'm a healer. We're searching for redemption. I'm a mother. Raga, noi stiamo per uscire, stiamo per andare in un posto fighissimo, dopo vi faccio vedere. E boh, spero solo che non si metta a piovere, perché guardate, cioè,
Speriamo bene. Mi sono aperto tutto, no? Raga, guardate qua. I feel so close to you right now. Come fai a mangiarlo? È enorme! Amici, comunque sono decisa tra due pizze, torre cipolla oppure pizza e patatine. Quindi vi lascio quel sondaggio. La seconda. Non lo so, raga, aiutatemi. Comunque ha vinto il sondaggio pizza e patatine, ma sono magari voglio rifare gigante, un altro, raga, gigante. Pure questa canzone gigante. Lui si è preso la frittura. Niente raga, alla fine mi ha interrogata, è andata bene, basta, ho finito la scuola, ho sbagliato tutti, ho finito, ciao. Una volta al giorno lui si trova a beretta, quando non so cosa fare senza la camionetta, ogni reppa mi rispetta perché arrivo dalla strada, sì, io ma io arrivo da questa risposta. Siamo in gita per un posto meraviglioso che voi vedrete da 3, 2, 1 ed ecco il lago rosso ed è pericolosissimo, infatti si è fatto male qua e qua, qua volevo avvicinare le sabbie. Ci sono due tipi di persone al ristorante, io con la maglia maxi e io col vestitino e la piastra. Hai i tacchi pure, vorrei aggiungere. La lavanderina che lava le padelle. Colazione con Ergi e Giulia. Esatto. Raga, basta, sti cosi, li mando via e tornano in 3. È da un quarto d'ora che va così. Non ce la faccio più, cosa faccio? Vado via. Tra l'altro voi non lo capite, ma abbiamo fatto tutto questo percorso per arrivare. You moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted
Falling on me, crying. Are you fixing me? Buongiorno a tutti. Allora, ieri, come sapete tutti, mi sono fatto male alla gamba. Stamattina mi sono svegliato con un dolore assurdo, peggio di ieri, e mi fa veramente malissimo. Non riesco manco a piegarlo perché muoio dal dolore. Fatemi sapere come state votando questo sondaggino. E niente, forse andrò a fare un controllo, perché mi fa veramente un botto male. Raga, oggi siamo usciti in barca, ma diciamo che c'è un vento assurdo, guardate qua. Però è veramente bello, dico, guardate qua. When I met you in the summer. Vestiti. Ragazzi, è venuto qualcuno a trovarmi. Ciao bello. Dov'è? Ecco. Ciao. È stato il primo. Buongiorno a tutti, oggi siamo di nuovo al mare e in teoria dovrei tuffarmi anch'io, dato che l'altro giorno non mi sono tuffato. Lui si tufferà perché lo trascinerò io. Ma l'acqua è fredda. No, l'acqua ci sta oggi. Allora, ok. Gridare al mondo che ti amo. Scusa amore, ti prometto un giorno partiremo verso dove esiste un mondo che non conosciamo. C'è un dolore che prima io non conoscevo. Ma tu prometti che... Ha ha ha!
Noi due stiamo andando in spiaggia e ragazzi, obiettivo di oggi, entro questa sera al 100% sono ustionato, sono bruciato. Buttarlo completamente, sarà tipo tutto bordò. Tra l'altro, il primo bagnetto dell'anno. Raga, io ho tipo un problema. Amo il mare ma odio buttarmi in acqua. Quindi oggi dovrò superare questa paura. Amore, mi butterò in acqua? Mi butto io. Ah, è stato così facile. Vai. Ma posso fare? Ma che cazzo è? Allora dimmi qualcosa di bello e io poi mi butto. Amore, ti amo. Se riniziasse un'altra vita, non chiederei che fosse infinita. Mi basterebbe sapere che esisti, che è lo stesso. Via così, sì così, muovilo così, sì così, dillo che sei mi, che sei mi, non vantarti che sei l'unica. Notti in bianco. Quando siamo arrivati ci ha detto che eravamo incapaci con le stelle. È buona? Mm-hmm. No, attualmente ti dico di no, non mi vorrei rifare niente. Ora ti dico di no, però mai dire mai, sapete che sono un po' pazza, sì, però attualmente proprio no. Sì, lo farei, ma in estrema sicurezza. Raga, il 25 giugno esce Musica dell'Ostra volume 8, che è la nuova compilation di DJ Matrix, e in 19esima posizione c'è Insieme a te, che è la mia canzone, tra l'altro vi lascio lo swipe up se non l'avete ancora ascoltata, e niente, è troppo felice. Raga, dopo lo vedrete nel suo video, ma io sono andato a fare un corso di salvataggio, poi scoprirete anche il motivo, non voglio spoilerare nulla. Sta andando dal bagnino perché visto che sono tutti maschi vuole fare il corso di salvataggio per salvarmi lui, perché è geloso. Per fare il corso di salvataggio. Allora, il corso di salvataggio per esempio vorrei fare il corso di karate. Prima di fare il corso lo faccio io e poi te lo insegno io. Così non abbiamo problemi, ok? Scusa, ma secondo te tu ti puoi far salvare da lui, no? Se a me ti vengo io ti salvo, ok? C'è anche un toro. In radio c'è anche un toro. Mu. È la mucca. Mo. È l'agnello. Beh. È la capra. Beh. È il cane. Bobo. È il gatto. Miau. È il piccione. Tru. È il tacchino. Glu glu glu. Gro cu. È il cucino. Io. Cucino. Io. Cucino. Ma che taglio è?
baciavano sui metro, per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Ignoravano la gente. Raga, noi stiamo tornando con questo tramonto fantastico e... ciao Isola d'Elba. Buongiorno a tutti. Allora, guardate, mi sono bruciata tutta qua, le braccia, ragazzi, fa malissimo il sole adesso. E siamo in spiaggia da un po', mi sono svegliata alle 8:30. Ergi sta facendo delle foto là in acqua. E per informazione personale, rimanete attivi perché stasera alle 9 posto delle foto assurde che ho fatto ieri sera al ristorante. Sono veramente bellissime, veramente. Rimanete attivi, eh. Sinceramente non ho una preferenza, anche perché, cioè, sono due tipi di occhi bellissimi, perché gli occhi chiari sono proprio bellissimi in sé per il colore, che è molto particolare. Invece gli occhi scuri comunicano tanto, sono molto intensi e profondi. C'è anche un toro. In radio c'è anche un toro. Ehi, toro. Mu. È la mucca. Mo. È l'agnello. Beh. È la capra. Beh. È il cane. Bobo. È il gatto. Miau. È il piccione. Tru. È il tacchino. Glu glu glu. Gro cu. Pulcino. Io. Ma che taglio è? Raga, finalmente potete preordinare Musica da Giostra volume 8, che è una compilation di bellissime canzoni in cui c'è anche la mia. Quindi fate swipe up per preordinarla. Dai, dai, su. La tua pelle come porcellana, le tue labbra sono chewing gum. Amici, sto per postare, state pronti? Stiamo per partire e niente, giuro che sarò puntuale oggi a far uscire il post e veramente state pronti, stanno per uscire delle foto bomba assurde proprio. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. Non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua... Amici, io non mi riprendo perché sembro un uovo comunque. Fatti vedere. Ciao. Ma tu stai pure bene. Comunque adesso ci buttiamo da lì. But if you loved me, why'd you leave me? Raga, anche oggi io e Auri siamo usciti in pedalò, adesso rientriamo, facciamo pranzo e dopo vi facciamo vedere dove andiamo. Amore, cosa stai facendo? Con la cuffia! Raga, adesso ci tuffiamo da lì, cioè facciamo gli scivoli, questa piscina che è fantastica. In the summer, ora non ci avrete come ci volete voi, se non vi sta bene fa un culo. Non ci vogliono insieme come le vele, come le torri gemelle. Ti faccio una foto un istante più bello se dura per solo. Niente a te. Se puoi.